Perché ci siamo noi due. Ma stop! Don't talk to me! Lose the layman's wannabe! Cosa? È incinta! Ciao a tutti ragazzi! Che è Sabri! Ciao a tutti ragazzi, qui è Stephanie. Sei Stephanie? Non doveva fare lei io l'intro. Beh ragazzi, qua è Marina. Ciao 2. Bene ragazzi, qui è Marina e benvenuti. Bentornati nel mio canale. Bene ragazzi, qua è Stephanie e bentornati in questo nuovissimo videovlog. In questo nuovo Q&A in compagnia della Marina. Ciao. Vi abbiamo chiesto di farci delle domande mentre eravamo qua a Formentera. Un Q&A al quale avremmo risposto appunto in questi giorni. Oggi è l'ultimo giorno, siamo per partire. Quindi abbiamo detto registriamo l'ultimo giorno, così abbiamo anche le impressioni generali della vacanza. La prima domanda ce la fa Giacomo Finocchi. Dai. La prima domanda. Chiedigli scusa per aver riso. La prima domanda ce la fa Giacomo Finocchi. La prima domanda ce la fa Giacomo Finocchi. Per la Marina, ti incazzi quando vedi Stephanie fare lo scemo, anche rischiando di fare casini con i mates e soprattutto con Sasha? E per Step, quando lasci la Marina per andare in viaggio lunghi, ad esempio Los Angeles, vi sentite spesso durante il giorno oppure sei occupato a fare altre cose? Per esempio progetti con i mates, incontri con aziende? Ciao Giacomo! Ciao Giacomo! Inizia tu, vai! In realtà non tanto, perché alla fine so che è parte della sua personalità a fare lo stupidotto. Ogni tanto mi annoia però quando lo fa troppo, quando siamo insieme, eh? Tipo? Ogni tanto fai versi in giro per strada. Ok. Però non mi dà tanto noia. Poi se lo fa con i suoi amici è bello. Cosa ne pensi degli step versus food? Quelli non mi piacciono, sono contro gli step versus food. Presto ne arriverà un altro allora. Se vuoi sprecare il cibo. No, me lo mangio sinceramente, non spreco niente. Mi mangio pure te se vuoi. Quando parto, quanto ci sentiamo? Beh, dipende dalle situazioni, perché magari non sono l'unico ad avere degli impegni, ma anche la Marina, avendo lo studio, deve stare dietro quotidianamente a tutti i compiti, interrogazioni, tutto quello che c'è dietro la scuola. Brutto parlare d'estate di scuola. Comunque ci sentiamo abbastanza, ovviamente facciamo il possibile, sapendo che comunque questo è il mio lavoro, quello è il suo dovere principale, e ci adeguiamo alla situazione e andiamo avanti così. Mi piacciono queste domande strane, tipo step, senza che la Marina lo sappia, fai finta che devi dire qualcosa di importante e poi buttala nel mare. Buttami, dai. Facciamo la scena. Marina, vieni, devo dirti una cosa importante. No, sto apprezzando. Vieni, è una cosa importante. È l'ultima delle cose più serie che dovessimo dirti in questi giorni. No! Dateci l'Oscar adesso. Sono tutta bagnata adesso. Raissa Carpine o Carpine ci chiede: per sapere la Marina, quali sono le 5 emoji che secondo voi mi rispecchiano di più? Io lo so. Vai, inizia tu allora. Non lo so. Quella, la faccina con gli occhiali. Quella. Così. Quella lì. Quella la mette sempre. Poi la scimmietta così. Che si copre gli occhi. Poi quel, il diavoletto viola con, però con il sorriso, quello. Ok. Il ghigno. Siamo a 3. Il fiorellino, quello rosa bellino. Va bene. Quello che è accanto alla rosa rossa. E poi quella la faccina. È la maliziosa? Sì. Per quanto riguarda me, io uso tantissimo la manina così. Poi mi piace mettere l'omino pensieroso. Quello che sta così. Uso sempre quella che piange dal ridere. Quindi per la risata invece di scrivere ha, metto quella lì che piange dal ridere. La cacca. Cacca bella. Invio sempre su WhatsApp foto mentre faccio la cacca a tutti. Ma poi quando sono stupito metto la faccia. Urlo di mucca. Le mie sono più carine. Non è vero, ti piacerebbe? Sì. Sfigata. Elena Mastracco, qual è stata la vacanza più bella che avete fatto insieme e perché? Siete fantastici. Mi salutate. Ciao. Magari sono di parte, però questa è stata una bellissima vacanza. A parte non abbiamo fatto così tanto. Abbiamo fatto 3 vacanze insieme, esatto. Però sono state tutte belle. Vacanze diverse, cioè la prima è stata in campeggio e è durata pochissimo. Poi siamo stati a Parigi, clima brutto, quindi a me piace di più il sole, quindi sono per questa vacanza. Però ci saranno tante altre. Sì, vero? Si spera di farne tante altre insieme. Quindi per me è questa, perché ho fatto tante viaggiatori. Esperienze nuove. Per te? Tutti viaggiatori. Anche per me mi sa questa. Vabbè, perché comunque che è anche più fresca. Sì, ma è comunque un posto nuovo. Cioè, a Parigi io c'ero stata abbastanza, tante volte. Invece qui è nuovo. Poi abbiamo usato il motorino. Questa è una domanda molto psicologica. Vi vedo sempre sorridenti nei video, ma si sa che alcune persone non si sentono sempre bene. Quindi, come state? Che carino.
per quanto mi riguarda almeno, io se registro devo essere di buon umore, altrimenti non registro proprio. Se vedete di buon umore nei video è perché ho voglia di registrare. Mi capita veramente una volta su 100 di fare un video contro voglia, o perché mi è successo qualcosa di negativo. Quindi io sto bene. Ma ora stai bene? In generale. In generale sto bene anch'io. Tranne ora che sono triste. È vero, perché dobbiamo partire. Abbiamo il check out della camera tra 32 minuti e dobbiamo finire questo video. Federico chiede a te: qual è stato il regalo più bello che ti ha fatto Stefano? Il regalo mio più grande, vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare. Ce ne sono così tanti, però uno sicuramente è quel quadro che mi ha fatto per il mio compleanno, che nessuno ha mai visto perché non l'ha mai pubblicata la foto. Che non me l'hai mandata, mi hai fatto la foto e non me l'hai mandata. Vabbè, me la faccio vedere allora anteprima adesso. È il più significativo perché ci siamo noi due. Vittoria Fedele scrive: per Marina, qual è per te il difetto che ti dà più fastidio di Step e il pregio che ami di lui? Mentre per Stefano, se una fan ti chiedesse un bacio a stampo, che cosa faresti? Mi salutate, vi amo. Lo scrive una fan, quindi occhio. Il difetto, ah, oh, detto tante volte, detto, ridetto, ridetto. Stefano è presuntuoso. Cosa? Cavolo, se sei presuntuoso. Ma quando sei mai? Presuntuoso. Addirittura. Presuntuoso non vuol dire avere ragione. No, ma quando nelle liti sei un po' presuntuoso. Però il suo pregio è che sei spontaneo e poi ce ne sono tanti. Però forse è quello che mi piace di più. Cioè essere spontaneo. Il tuo difetto è che sei una rompita. Non l'ha chiesto. Cavolo, non lo dico lo stesso. Sempre a lamentarti di tutto, cavolo. Non è vero. Se non metti zizzania non sei contenta. Hai detto mi? Mi, sì. All'albero. E tu sei presuntuoso? Ma non è affanculo. Sono talmente presuntuoso che fanculo a sfiga. Andiamo in spiaggia. La risposta è molto semplice. Cercherei di scansare il bacio. Nel senso, ah, se una fan ti chiede un bacio a stampo, le dico di no. Perché è sono fidanzato e non si fa. Insomma, è un po' strano. Se sei fidanzato, baciarti con altre persone. Io lo vengo a sapere. Non credi? Io lo vengo. Anche perché se succede per sbaglio una fan mi bacia in bocca, immagino arrivino gli screen, foto, ovunque, la Marina mi taglia la testa. Esatto. Che caldo che fa, fa caldo, si muore di caldo, sì sì. Stop, don't talk to me, loser, lame, wanna be like, oh, totally, totally. Manuela Simonetti, chi è il più geloso fra i due? San, io. Non è vero. Sì, sono io il più geloso. Ok, sì, è vero. Chi è che rompe i più coglioni per qualsiasi cosa accada? Tu. Spiegato. Preoccupati quando non sarò più geloso. Anch'io sono gelosa. Ma scenetta divertente. Vai. Amore? Cosa? C'è un problema? Cioè? L'incinta. Cosa? Sei incinta? Scoperto adesso. Pensavo di essere grassa. Ma com'è possibile? Pensavo di essere grassa. Vieni qua. Ma è solo un pallone. È Raul. Raul. Domande fatte. Alessia Ambrosano ci chiede: quali sono i tuoi pensieri e le tue emozioni che provi quando guardi i tuoi vecchi primi video su YouTube? Quali sono i lati positivi e negativi di YouTube? Per la Marina, che lavoro vorresti intraprendere nel tuo futuro e quali sono i sogni da realizzare? Vi amo, ciao fichetti. Mi è capitato a volte di fare dei video reazione ai miei vecchi video e quello che vedo è tipo un ragazzino più giovane, però sempre stupido, che cerca di far divertire le persone e che è un po' sbizzarro, innocente, nel disinteresse delle cose negative. Le foto della chicca vestita da Babbo Natale. Vecchia. Ciao a tutti ragazzi, che è Sabri. Non parlavo così. E benvenuti. Non parlavo così. Lati positivi e lati negativi. Negativi, direi tutte le persone che cercano di remare contro a te, a chi ti vuole bene, ai tuoi amici. E come vi ho detto tante volte, chi cerca di salire in alto spalando merda sugli altri, cioè parlando male delle persone. Io sinceramente ho sempre pensato per il mio canale e così è andata bene, quindi proseguirò su questa strada. I lati positivi sono che conosci tante persone, puoi gestirti autonomamente il tuo tempo. Bisogna fare tanti sacrifici e starci dietro molto molto tempo, perché altrimenti non si va da punte parti, ci vuole tanta perseveranza. Però dà tantissime soddisfazioni, quindi sono contento. Bravo! Che lavoro vorrei intraprendere? Allora, da piccolina
avevo intenzione di fare la stilista, la parrucchiera, l'estetista, aprire un ristorante, fare la cuoca, la principessa. La principessa non è un lavoro. Che ne sai tu? Perché per diventare principessa devi sposarti un principe. Beh, era la mia aspirazione da piccola. Sei un principe? No. Ciao. Hello darkness my old friend. Scherzo. Tutte queste sono scartate, tranne la principessa, su quella... Non lo puoi diventare, non sono un principe. Lo diventerai, ti farai... Il principe Stephanie. Io ti dichiaro cavaliere e principe. Di sto cazzo. Esatto. Mentre adesso, vogliamo sapere adesso quali sono le tue ambizioni, i tuoi sogni. Ah, adesso... Beh, il lavoro ancora non lo so, però vorrei trovare un lavoro che mi piaccia, che corrisponda a cosa ho studiato, perché non posso andare a studiare una cosa e poi andare a lavorare al Mac, ecco. I'm falling, oh, I'm taking my time on my ride. Siamo troppo bravi. Per concludere, Antonio chiede se porterò nuovi giochi horror sul canale. A breve, se non erro, ne dovrebbe uscire un po', quindi perché no, magari riuscirò a convincere anche la Marina a farli con me, perché io da solo mi cavo addosso. Ed è per questo che non li porto, perché mi fanno troppa paura. Oh, fichetto paura. Però penso sia il loro principio, cioè spaventare le persone. Ciao. Bene amici, noi speriamo che vi sia piaciuto. Se questo è stato, spolliciate, commentate, condividete, scrivete qua sotto magari domande intelligenti, interessanti, non sempre le solite cose. Non chiedete se ho mai baciato una ragazza davanti alla Marina, perché è palese che non sia successo. Noi ce ne andiamo prima e ci cacciamo dalla stanza. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Cosa sempre da Marina è tutto. Buone vacanze, buona estate, ciao. Aiutami a fare una valigia. Veloce, veloce, spari tutto, via, via, via.